Siamo qui con Paolo Belli a Foggia, complimenti. Allora, io veramente sono contenta che sia venuta lei qui a cantare, a suonare per Foggia. Lei. Dammi del tu, ah, grazie. Va bene. Che sia venuto tu quindi a cantare qui per Foggia, San Giovanni, il nostro patrono, anche perché si diceva in giro che sarebbe venuto qualcun altro, non lo so. Comunque sia, con la tua grinta veramente da tanti tanti anni, come si fa a rimanere giovani questo luogo? Cioè, qual è veramente l'elisir di giovinezza? Sei gentilissimo, ma credo che siano tanti fattori. Innanzitutto la passione. La seconda cosa è di avere dei musicisti che condividono con me questa cosa da 30 anni. Noi non abbiamo mai pensato ai soldi. I soldi sono una conseguenza, il successo è una conseguenza. Quello che pensano noi è di studiare, di migliorarci sempre, di metterci in gioco e poi avere rispetto del pubblico. Il pubblico anche stasera avremmo potuto fare altre cose, invece noi guardiamo il pubblico in faccia, vediamo quello che vuole. Però ho sentito una grande grinta, poi dei musicisti fantastici. Ma la grinta che tu hai presentato una con una, quindi c'è anche questo feeling. Ma certo, cioè, come ti ho detto prima, il rispetto, no? Di sapere che un gruppo così vale se c'è rispetto tra tutti quanti. E poi penso che sia anche qualcuno dall'altro che vede e prevede. Ma credo fondamentalmente che sia la somma del resto. Senti, una cosa, ecco, vabbè, la grinta c'è, l'abbiamo vista. Senti, l'Emilia Romagna ha passato e sta passando comunque un periodo difficilissimo. Tu che sei romagnolo, cosa si può dire di questa terra? Io so che ci stanno mettendo il cuore per... Guarda, se mi permetti, devo dire l'italiano. Gli italiani hanno dimostrato, ma sembra, anche quando ci sono i terremoti, quando c'è bisogno dell'italiano, purtroppo per televisione spesso e volentieri si fa vedere la parte sbagliata. È giusto anche raccontare delle cose sbagliate, però credo che si debba dare importanza al fatto che noi siamo un popolo molto molto solidale. Ti racconto questo poi così per farti capire. Una volta una persona straniera mi ha detto: ma perché voi italiani fate tutto questo? Mi ha detto: ma scusa, tu cosa faresti al nostro posto? Ma voi lo fate le cose per gli altri? Io ti ho fatto una domanda: tu cosa faresti al nostro posto? Io non lo farei. E noi invece siamo questo. Quindi adesso purtroppo è toccata a noi, però l'Italia si è unita a noi. Quando è successo il terremoto all'Aquila, siamo italiani, io vedo a ogni giro la parte bella dell'Italia. Senti, mi danno un po'... Basta, quindi ti devo salutare. Senti, in bocca al lupo, grazie. E spero presto di risentirci. Ah, io non vedo l'ora di tornarci, grazie. Ciao, grazie. Basta.